Eccoci qua, buongiorno piccoli amici. Anche oggi andremo avanti con questo bellissimo racconto della gabbianella e il gatto che le insegnò a volare. Vedete? La gabbiana che abbiamo fatto l'altra volta è ancora lì e ogni tanto con il vento gira, non si muove mai. Allora, dove eravamo rimasti? In un punto molto drammatico. La gabbiana Kenga è atterrata sulla terrazza del gatto Zorba. È ridotta malissimo e tutta nera per causa del petrolio. E purtroppo non ce la farà. Però, prima di morire, riesce a deporre un piccolissimo uovo e chiede a Zorba le tre famose promesse che abbiamo visto l'altra volta. Adesso però dobbiamo andare avanti, quindi allacciamo le cinture. E si parte. Zorba andò dai suoi amici gatti e riferì rapidamente il movimentato arrivo della gabbiana, le sue penose condizioni e le promesse che si era visto costretto a farle. Bisogna aiutare quella povera gabbiana. Sì, ma come? Miagolò Zorba. La cosa migliore è pulire le piume della gabbiana con un panno bagnato di benzina, disse il colonnello. I gatti balzarono dal tetto sul balcone e capirono immediatamente di essere arrivati troppo tardi. Poterono solo osservare con rispetto il corpo senza vita di Kenga. L'uovo! È riuscita a deporre l'uovo! Esclamò Zorba. Che farò con l'uovo? Si chiese Zorba, sempre più angosciato. Io non so prendermi cura di un uovo. Non mi era mai stato affidato un uovo prima d'ora, miagolò disperato. Calore! Calore corporeo! Molto calore corporeo! Spiegò Diderot. Ossia, bisogna sdraiarsi sull'uovo, ma senza romperlo, eh! Che consigliò il colonnello. Zorba si sdraiò e si avvicinò l'uovo alla pancia. Si sentiva ridicolo. Ma una promessa è una promessa. E così, al tepore dei raggi del sole, si addormentò con l'uovo azzurro ben stretto contro il suo ventre nero. Per molti giorni il gatto nero rimase sdraiato accanto all'uovo, proteggendolo. La sera del 21° giorno, Zorba si svegliò con un solletichino su alla pancia. Aprì gli occhi, prese l'uovo tra le zampe anteriori e così vide il pulcino che usciva dall'uovo. Mamma! Stridette il piccolo gabbiano. Zorba non seppe cosa rispondere. Sapeva che la sua pelliccia era nera, ma pensò che l'emozione e il rossore dovevano averlo trasformato in un gatto viola. Mamma, mamma, ho fame! In preda alla disperazione, ricordò che il pulcino era un uccello e che gli uccelli mangiavano gli insetti. Uscì sul balcone, diede la caccia alle mosche, ne catturò una e la consegnò all'affamato. Il piccolo prese la mosca nel becco, lo strinse e chiudendo gli occhi la ingoiò. Buona pappa, ancora, mamma, ancora! Stridette con entusiasmo. Zorba catturò un'altra mosca e gliela diede. Il pulcino soddisfatto fece un ruttino e si rannicchiò, stretto stretto, al ventre di Zorba. Ho sonno, mamma, stridette. Senti, mi dispiace, ma io non sono la tua mamma, miagolò Zorba. Certo che sei la mia mamma, e sei una mamma molto buona, rispose chiudendo gli occhi. Quando arrivarono gli amici gatti, trovarono il piccolo addormentato accanto a Zorba. Congratulazioni! È un bellissimo pulcino, disse il colonnello. Mamma, chi sono questi? Stridette il piccolo indicando i gatti. Mamma, ti ha chiamato mamma, ma è terribilmente tenero, esclamò Diderot. Bene, hai tenuto fede alla prima promessa e stai mantenendo la seconda. Ti resta solo la terza, dichiarò Diderot. Insegnargli a volare, miagolò Zorba.
visto che la pulcina ha avuto la fortuna di cadere sotto la nostra protezione, miagolò Diderot, io propongo di chiamarla Fortunata. Ti salutiamo, Fortunata, amica dei gatti. Urrà, urrà, urrà. Fortunata crebbe in fretta, circondata dall'affetto dei gatti. Diderot sfogliava libri su libri cercando un metodo con cui Zorba potesse insegnarle a volare. E perché devo volare? Strideva Fortunata con le ali ben strette al corpo. Perché sei una gabbiana e i gabbiani volano, rispondeva Diderot. Mi sembra terribile. Terribile che tu non lo sappia. Ma io non voglio volare, non voglio nemmeno essere una gabbiana, replicava Fortunata. Voglio essere un gatto e i gatti non volano. Zorba le disse: sei una gabbiana, ti vogliamo tutti bene proprio per questo. Ci fa piacere, ci lusinga che tu voglia essere come noi. Ma sei diversa e ci piace che tu sia diversa. Non abbiamo potuto aiutare tua madre, ma te sì. Ti abbiamo protetta fin da quando sei uscita dall'uovo. Ti abbiamo dato tutto il nostro affetto, senza alcuna intenzione di fare di te un gatto. Ti vogliamo gabbiana. Sentiamo che anche tu ci vuoi bene, che siamo i tuoi amici, la tua famiglia. È bene che tu sappia che con te abbiamo imparato qualcosa che ci riempie di orgoglio. Abbiamo imparato ad apprezzare e ad amare un essere diverso da noi. Ma tu devi scegliere il tuo destino, gabbiana. Devi volare. Volare mi fa paura, stridette Fortunata alzandosi. Quando succederà, io sarò accanto a te, miagolò Zorba, leccandole la testa. L'ho promesso a tua madre. La gabbianella e il gatto nero si abbracciarono e lei gli copriva il dorso con una delle sue ali tese. Adesso vuoi volare, signorina? Disse Zorba. Sì, per favore, insegnami a volare. Che bella, che bellissima questa parte, meravigliosa. Oggi abbiamo conosciuto la piccola gabbiana Fortunata, che è nata dal piccolo ovetto azzurro deposta dalla mamma Kenga. Quindi, oggi faremo la piccola Fortunata. Che cosa ci serve? Occorrente da disegno, fogli, matite, colori, un paio di forbici, il nostro mitico filo da cucire, e oggetto misterioso di oggi, tadan! Questo è un cartone della pizza che io ho ritagliato perché sennò era troppo grande. Ce l'abbiamo tutti in casa, quindi pronti, eh? Ho bisogno di voi. Aspettatemi un attimo e tra pochi secondi sarò da voi. Ecco gli amici. Ciao! Allora io ho tutto. Un foglio bianco, cartone della pizza, le forbici, la colla, ci vogliamo un pezzo di scotch, matite colorate e il filo. Oggi dobbiamo disegnare la nostra piccola amica Fortunata. Quindi, pronti! Foglio bianco. Non importa che la facciamo tanto grande, dopo vi spiegherò il perché. Non è difficile. Allora, guardate. Noi facciamo. Un mezzo cerchio, vedete? Un mezzo cerchio. Facciamo un mezzo cerchio e alla fine facciamo una piccola codina, vedete? Facciamo un mezzo cerchio, poi qui facciamo le zampine, perché è piccola, non ce l'ha tanto grande. Facciamo le zampine. Voi sapete, no, che tutti gli animali acquatici hanno. Che cos'hanno?
i piedi palmati. Con le zampe. Una così. E l'altra così. E adesso facciamo la faccia. E se volete possiamo fargli un po' di un po' di piumine. Facciamo il becco. Facciamo un po' aperto perché sapete che quando sono piccoli hanno sempre fame. Facciamo il nostro becco. Facciamo un po' la testina. E facciamo una piccola aletta. Però dobbiamo dargli un po' di espressione alla nostra piccolina, dobbiamo fargli un bel occhio dolce. E facciamo le ciglia. Perché sappiamo che è una femmina. Facciamo il nostro occhio. Guardate che carino. Guardate che carino. Guardate, questa è la nostra piccola fortunata. Allora, non è finta. Abbiamo fatto, vedete, il disegno è più o meno grande, se volete lo possiamo usare da questa parte, più o meno grande come il nostro cartoncino della pizza che io ho tagliato. E cosa dobbiamo fare adesso? Allora, mettiamo più o meno il cartoncino all'altezza delle nostre zampe. Quindi sappiamo che le zampe di Kelly, della piccola fortunata, arrivano qui. E su questo cartoncino noi dobbiamo disegnare un uovo. Facciamo un po' più largo. Però, una volta fatto il disegno, dobbiamo fare alcune righe. Voi mi chiederete perché dobbiamo fare queste cose? Beh certo, perché disegneremo Kenga, anzi Fortunata, quando aprirà l'uovo e nascerà. Quindi, capito tutto? Abbiamo fatto i disegni, adesso coloriamo. E ritagliamo tutto. Aspettatemi, perché viene la parte più bella. Rieccoci qua. Allora, abbiamo colorato l'uovo e la gabbianella. E poi li ho tutti ritagliati. Vedete? Io lei l'ho colorata così, però ognuno di noi la può colorare come vuole. L'ho tutta ritagliata a parte questa parte in mezzo tra le zampine. Dopo vi spiegherò perché. Ok? E poi l'uovo. L'ho colorato, tagliato e ho tagliato anche questa riga che avevamo disegnato prima, perché dobbiamo fare in modo che l'uovo si apra ed esca la gabbianella, la nostra fortunata. Poi vedete, con una matita ho fatto un buco qui,
un sopra e un buco qui sotto. Ma che cosa ci serviranno? Adesso vediamo. Ricomponiamo il nostro ovetto. Sappiamo che questa è la parte sotto e questa è la parte sopra. Prendiamo la parte sotto, prendiamo la nostra gabbiana e la mettiamo qui dietro. Vedete? Qui dietro, sotto, parte sotto. Se vogliamo, possiamo con la colla incollare tutta questa parte. Se non la vogliamo rovinare, possiamo prendere un cartoncino, un pezzettino del nostro foglio che abbiamo ritagliato, vedete? Lo mettiamo in questa parte qui, così. Prendiamo la nostra colla. Incolliamo le due estremità. Sì. Lo mettiamo così, in modo che la gabbianella sta ferma. Poi, se vogliamo giocare con la gabbianella, stacchiamo il nostro cartoncino e abbiamo la nostra figurina già ritagliata. Vedete? Guardate che carina! Adesso viene il bello. Noi abbiamo l'altra metà dell'uovo. Che cosa facciamo? Prendiamo il nostro filo, il nostro magico filo, sottrattiamo il capo, prendiamo il nostro filo, vedete? Ecco, ne prendiamo un pezzettino, anche non troppo lungo, prendiamo un pezzettino, tagliamo, lo facciamo doppio, poi doppio ancora. Vedete? Diventano quattro fili, è come se fossero quattro fili. Facciamo. Schiacciamo un pochettino il tondino che viene. Lo mettiamo prima dentro a un foro. Magari ci aiutiamo con una matita o con le forbici. Ecco, lo facciamo passare. E poi facciamo la stessa cosa nell'altro foro. Magari se è un po' difficile, fatevi dare una mano dai vostri genitori, ma secondo me ce la fate, non è troppo complicato. Poi tiriamo bene il filo in modo che non faccia delle pieghe. Tiriamo il nostro filo e lo giriamo e facciamo un bel nodino. Facciamo un nodino in modo che stia fermo, senza tirare troppo, perché altrimenti il cartone si sposta. Andiamo a fare un nodino. Ecco, facciamo un nodino. Prendiamo i due lati. Ecco, facciamo il nostro nodino. Guardate la magia. Olè! Guardate la magia. Abbiamo una gabbiana che si apre e si chiude. Vi aspetto nella prossima puntata, bimbi, perché è la più bella, quando il gatto Zorba insegna a volare a Fortunata. Ciao, buon pomeriggio!